Prenderemos del libro de Primo Corintios, capítulo 3. Capítulo 3. Del primo versículo. Ma vi ho parlato come a canali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisione, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Perché quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo? Chi è Apollo? Se non ministri per mezzo del quale voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora, né chi pianta, né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come saggio architetto io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quel che è stato posto, che è Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre, preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifesta, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Che Dio vi benedica, accomodatevi. Stiamo parlando della zizzania e del buon seme. E domenica scorsa abbiamo identificato che i due seme, sia il buon seme che la zizzania, sono tutti due persone. Sono fratelli e sono sorelle. Sono persone che hanno la testa, che hanno la bocca, che hanno occhi. Perché qui vediamo che l'Apostolo Paolo ci spiega ancora bene e disse, noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio. E sul terreno i semi vengono piantati. E quando i semi sono piantati, il seme viene annaffiato. E quando il seme viene annaffiato, il seme, la pioggia, non cambia la natura del seme. E abbiamo visto che Gesù, quando ha fatto quella parabola, ha detto che c'era un uomo che è uscito di giorno e ha seminato il buon seme nel suo terreno, e un altro è venuto di notte e ha seminato la malerba. E siamo ritornati fino nel giardino dell'Eden per vedere da dove è iniziato il discorso della zizzania e del buon seme. E abbiamo visto che quando Dio ha seminato il suo primo seme, la prima raccolta ha prodotto Abele. E quando Satana
tramite il serpente ha seminato anche il suo seme sul terreno, perché il terreno che Dio e Satana avevano usato si chiama Eva. E Adamo ha messo il suo seme, anche il serpente ha messo il suo seme in Eva. E tutti e due erano prodotti, e Eva ha prodotto Caino e Abel. Dunque il terreno e il prodotto sono usciti. Ma con il passare del tempo abbiamo visto che ogni seme ha fatto uscire il suo colore vero. Caino aveva tutte le caratteristiche del serpente fisicamente, e spiritualmente aveva tutte le caratteristiche di Satana. Dunque abbiamo notato che sono dei uomini, sono delle sorelle, sono dei fratelli che camminano, che vanno in chiesa, che adorano, che amano Dio, che parlano la lingua, che cantano, che gioiscono. E Gesù ha fatto quella parabola e Gesù disse che colui che ha seminato il buon seme è il figlio dell'uomo. E il seminatore di cizania si chiama diavolo. E i servitori avevano detto a Dio: non sarebbe meglio se noi togliamo già la cizania dal primo momento? Dio ha detto: no, lasciate che tutte e due crescano insieme. E alla fine del mondo, e abbiamo visto che la fine del mondo, secondo William Marion Branham, la fine del mondo significa la fine dell'ego, quello che ha detto nelle sette epoche. Alla fine del mondo Dio manderà i suoi angeli, e quando sia non un angelo, ma degli angeli, e quando gli angeli verranno, loro verranno per fare la pietitura. E lì prima, quando gli angeli vengono, loro prendono il grano e lo mettono nel granaio, e prendono la cizania e lo legano e lo buttano nel fuoco. Questa è la parabola. E Gesù, e William Branham disse che alla fine delle epoche la cosa sarà risolta. Vuole dire che quando arriviamo alla fine delle epoche, vuole dire che quando arriviamo alla fine del mondo, tutto sarà risolto. Sapremo chi è la cizania e sapremo chi è il buon seme. E se noi ritorniamo già nel giardino dell'Eden, possiamo già capire che c'è qualcosa che fa la differenza tra la cizania e il buon seme. La cizania non ha la rivelazione, ma il buon seme ha la rivelazione. È la differenza tra loro due. Perché abbiamo visto che Caino e Abele erano fratelli, hanno allattato lo stesso seme. Hanno bevuto, hanno mangiato alla cucina della mamma Eva, sono andati nella stessa chiesa, hanno avuto lo stesso pastore. Ma quando è arrivato il momento di offrire il sacrificio, Abele aveva la rivelazione e Caino no. Questo è quando voi avete la rivelazione perfetta di chi è Cristo, allora l'odio sale nel cuore di Caino contro di voi. E questa battaglia ha iniziato nel giardino dell'Eden. E abbiamo visto che a differenza di cosa è la rivelazione che fa la differenza. Perché non potete giudicare qualcuno perché va in chiesa. Tutti gli uomini vanno in chiesa, c'è chi dice che non crede in Dio, ma è la rivelazione che fa la differenza in tutti. È chiaro? È la rivelazione che è la chiave principale di quello che stiamo dicendo. E il fratello Branham dice: se voi avete notato nella parabola che Gesù ha detto leghiamo prima la cizania viene legata e messa a parte per essere bruciato. Ma come sarà legato quella cizania? Ora ascoltiamo che cos'è la cizania e vedremo come saranno legati. William Branham dice: nell'opuscolo il seme di discrepanza, dal paragrafo 75,
notare che si stanno ora radunando insieme per la bruciatura. Ascoltate bene, notate che si stanno ora radunando insieme per la bruciatura. Avete notato che Gesù dice: prima raccoglietele insieme, legatele in fasci e poi mettete tutti i fasci in un mucchio e io li brucerò. Quando il maestro, il re, il figlio dell'uomo ha mandato i suoi angeli, ha detto: prendete la cesaglia, non so come lo chiamate questo affare, ma sapete che quando i contadini vanno nel campo, che cosa fanno? Prendono i semi e le mettono insieme e le legano, non le possono fare dei fasci. Gesù ha detto: mettetele in fasci uno per uno, legatele insieme e mettetele da parte e io le brucerò. Il buon seme e la zizzania sono cresciuti nello stesso campo, nella stessa chiesa. Hanno avuto, William Branham dice che il messaggero viene e parla a tutte e due, perché Adamo parlava a tutte e due, Abramo parlava a tutte e due, Isacco parlava a tutte e due, anche Gesù parlava a tutte e due. Tutti i due semi sono stati sempre nella insieme, hanno sempre camminato insieme, ma la differenza lo fa la rivelazione della parola. William Branham dice che Gesù aveva un uomo nella sua chiesa che si chiama Giuda. Giuda pensava che Gesù sapeva qualcosa di Gesù, ma non pensava che Gesù era un buon uomo. Branham dice che Giuda andava in chiesa per giocare. Vedete? Non è mai arrivato alla fine. Ok. Notate che si stanno ora radunando insieme per la bruciatura. Avete notato che Gesù disse: prima raccoglietela insieme. Che cosa devono raccogliere insieme? La cisaria. Prima la cisaria deve essere raccolta insieme. Prima cosa. Oh, sappiamo che la cisaria sono i figli del maligno. Oh, sappiamo che i figli del maligno sono dei uomini, sono dei adoratori che vai. Ora seguiremo fratello Branham, ascoltate un po'. Disse: avete notato che Gesù disse: prima raccoglietele insieme, legatele in fasci e poi mettete tutti i fasci in un mucchio e io le brucerò. C'è un piccolo faccio chiamato metodista. Ora c'è un faccio che si chiama faccio metodista. Ora cominciate a vedere ora la zizania. La zizania sono dei gruppi, sono delle persone che sono delle chiese. C'è la chiesa metodista, ecco qua, una delle zizanie. È chiaro? Perché quando voi rigettete la parola di Dio, diventate automaticamente un seminatore di zizania. E quando tu cominci a seminare zizania, la Bibbia, come si dice, tu dai solo quello che hai. Se tu sei pieno di zizania, tu puoi predicare solo zizania, ma se tu hai la vita, tu darai la vita. Allora, i metodisti, William Branham dice, ok. Avete notato? C'è un piccolo faccio chiamato metodista, battista, presbiteriano, luterano. Tutti loro vengono raccolti insieme nel Consiglio Mondiale delle Chiese. È chiaro? Quando Gesù dice legatele insieme, Gesù, dove devono essere legati tutte quelle denominazioni? Ho una denominazione, delle persone, è chiaro? Una denominazione sono delle persone che sono radunate intorno a un'idea. E quando è che diventa una denominazione? Quando voi vi fermate nella rivelazione. Per esempio, voi credete che Gesù Cristo è Dio. Ora, quando voi
Dio. Voi dite punto. Il nostro credo, crediamo che Gesù Cristo è Dio, punto. Se più tardi Dio aggiunge un'altra rivelazione, voi direte no. Noi il nostro credo è questo, non vogliamo più niente di questo. Il giorno in cui voi rifiutate di fare un passo in più, diventate una denominazione. E Dio non è più con voi. Dio vi lascia, diventate un luogo di tutti gli uccelli malvagi. È chiaro? Una denominazione quando voi rifiutate di avere più Dio nella vostra vita. William Branham disse, la Chiesa Cattolica ha rifiutato di avere più Dio, è diventata una denominazione. E poi di là è uscito Lutero. I luterani hanno ricevuto una rivelazione. Il giusto vivrà tramite la fede. Poi i luterani hanno scritto un libro. Hanno detto, ecco il nostro credo. Noi crediamo nella giustificazione, crediamo nel battesimo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi crediamo che quando crediamo in Gesù Cristo i nostri peccati sono perdonati. Punto. Poi è venuto John Wesley, Dio ha aggiunto ancora più rivelazioni, ma i luterani hanno detto no, noi crediamo in quello che ha detto Lutero, non vogliamo fare un passo in più. Il giorno in cui hanno detto non vogliamo più fare un passo in più, quel giorno là per Dio loro sono morti. È chiaro? E poi è venuto Wesley. John Wesley ha predicato la santificazione e tutti si sono rallegrati, alleluia, gloria. E poi i metodisti hanno scritto un libro e hanno scritto il loro, sapete che i cattolici hanno il loro libro di fede dove hanno scritto quello che credono, e dicono noi crediamo questo. E quando l'hanno scritto i metodisti, un giorno Dio ha mandato ancora più rivelazione. Quando Dio ha mandato più rivelazione, questi reali hanno detto no, noi non vogliamo dei pentecostali, E quando loro hanno rifiutato il movimento pentecostale, subito dopo questo è diventato una denominazione. E Dio non ne vuole più, perché Dio cammina, perché Dio ha un obiettivo. Perché quando noi seminiamo il grano cresce, ma l'obiettivo del contadino è di avere un altro grano. Amen. Dio vuole dei figli di Dio. Amen. Perché la Bibbia dice che la natura geme, aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Non è così? La natura non aspetta Gesù per voi. Perché quando i figli di Dio verranno a galla, la natura dirà, oh alleluia, amen. Ma finché voi non riconoscete la vostra posizione, la natura dirà, oh, guarda questi figli di Dio come sono così. Ma avete tutto per essere grandi. Avete tutto per andare avanti. Il contadino vuole il grano. E quando voi seminate un grano, quando il grano cresce non vi dà più un grano, ne viene da tanti. Un solo Gesù è stato seminato, ma dobbiamo avere tanto Gesù. Ma quando abbiamo tanti Gesù, magari vi dà a un grano gli dà un corpo rosso, all'altro gli dà un corpo giallo, all'altro gli dà un corpo come nero. Perché se voi leggete nella Bibbia, Paolo dice il grano va a terra, ma quando esce, la pelle o il corpo che prende dipende dal colore, non è il colore che conta, ma è il seme che conta. Eh? Dio ha seminato un Gesù. E quando Gesù deve uscire, dobbiamo avere tanto Gesù. Un Gesù bianco o nero, perché nel giardino di Dio ci sono tanti abiti. È chiaro? Ok, e quando i pentecostali hanno rifiutato, quando i pentecostali sono arrivati, i metodisti hanno detto non ne vogliamo più. Allora per Dio sono diventati
una denominazione, una organizzazione. E allora abbiamo cattolica, luterani, wesleyani, ora i pentecostali, loro che cosa hanno fatto? Hanno rigettato il messaggio di Elia. E quando hanno rigettato Elia il profeta, anche loro sono diventati una denominazione. Allora, tutte queste zizzanie che sono cresciute durante le epoche della Chiesa, alla fine del mondo, alla fine delle epoche della Chiesa, devono essere legate nel Consiglio Mondiale delle Chiese. Dio le mette là nel Consiglio e sa che sono lì. Ed è là che le va a bruciare. È chiaro? Perché tutti questi qua hanno qualcosa in comune. C'è qualcosa che le accomuna tutti. C'è qualcosa che le lega tutti insieme. E voi mi direte, ma io non sono pentecostale. Tu puoi essere qui questa sera essere un vero pentecostale. Tu puoi essere qui questa sera essere un wesleyano. Tu puoi essere qui questa sera essere un luterano. Dipende di come tu vedi quello che Dio ha fatto nella tua generazione. Perché nel gruppo di Gesù c'erano chi erano là, ma avevano ancora dei comportamenti del giudaismo. Ascoltate, fratello bravo. Disse, alleluia, c'è un piccolo fatto chiamato metodista, battista, presbiteriano, luterano, tutti loro vengono raccolti insieme nel Consiglio Mondiale delle Chiese. Che cos'è? Raccoglieteli prima. Alleluia. Avete notato che lì raccoglie prima le zizanie, le allontana dal grano. Le zizanie devono essere raccolte prima. E la zizania è tutto quello che è contro la parola di Dio. E abbiamo visto qui alcune delle zizanie di cui parla fratello Branham. William Branham dice, se vedete qualcuno che non crede nella guarigione divina, è un seminatore di zizanie. Credo che voi credete nella guarigione divina. Amen. Voi credete che Dio guarisce. Bene. Amen. Amen. Voi credete che Dio guarisce ancora oggi. Amen. Lo credete? Amen. Amen. Voi credete che siete la guarigione camminando a Amen. Lo credete? Amen. Perché siete la fonte della vita. Voi dovete credere queste cose qua. Dovete credere che siete la fonte della vita. Perché la vita stessa è in voi. Perché abbiamo letto Paolo ora. E Paolo dice, noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio. L'edificio di Dio. E se andiamo avanti, voi vedrete che Paolo dice, versetto 16, non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Voi credete che siete il tempio di Dio? Amen. E che lo Spirito di Dio abita in voi? Amen. Oh, lo Spirito di Dio è Dio stesso. Lo credete? Amen. Lo Spirito di Dio è Dio stesso. Dio non è diverso dello Spirito. Non è che lo Spirito è in voi e Dio è da un'altra parte. No. Amen, amen. Se voi lo credete così, Dio vi lega qui nel Consiglio Mondiale delle Chiese. Avete il marchio della bestia. Perché il marchio della bestia è di credere una falsa cosa che non è nella Scrittura. È chiaro? È chiaro per voi? Parleremo di questo. Amen. Dice. Alleluia, avete notato che egli dice raccoglie prima le zizanie vengono raccolte prima, la zizania viene allontanata prima, la zizania non deve stare sempre dove ci sono i figli di Dio. A un certo momento Abramo ha allontanato, Abramo ha mandato Ismaele. Sara ha detto, no, voglio vederlo accanto a mio figlio. Deve essere allontanato, non può stare là per avere sempre le benedizioni. Perché ora devono essere legate insieme nel Consiglio Mondiale delle Chiese.
e là saranno bruciati. Arriviamo al Consiglio Mondiale delle Chiese. Disse: prima le zizzanie, le allontana dal grano, le separa, raccoglietele insieme e bruciatele. Esse stanno tutte per essere bruciate con il giudizio di Dio. La Chiesa, tutte queste chiese qua, tutte queste organizzazioni, Battista, quando parliamo di organizzazione, quando parliamo dei battisti, quando parliamo dei pentecostali, un pentecostale è uno spirito, è un modo di vivere. È un pentecostale, che cos'è? Un pentecostale, io credo, William Branham dice, i veri pentecostali siamo noi. Ma il pentecostismo non è una chiesa, è una vita, è Cristo in voi. Ma quando voi cominciate a diventare un'organizzazione per dire noi ci fermiamo qui, allora Dio non è più con voi. Perché William Branham disse: dovete andare avanti, dovete camminare, dovete sempre andare avanti, perché Dio aggiungerà sempre alla rivelazione che voi avete ricevuto prima. Amen. Ok. Avete notato che egli prima deve legare insieme le zizzanie nel Consiglio Mondiale delle Chiese. Oh, alleluia! Le separa, raccoglie prima le zizzanie, le allontana dal grano, le separa, raccoglietele insieme e bruciatele. Esse stanno tutte per essere bruciate con il giudizio di Dio. Dio le brucia con il suo giudizio. Dio le mette, tanto per cominciare, quando voi rigettate la parola, siete già morti. Lo sapete? Chi rigetta la parola automaticamente muore. Perché l'unica vita che esiste è la parola. Quando voi rigettate la parola di Dio, automaticamente morite. Ok. Dopo aver seminato discrepanza in mezzo alla gente, avendo una forma di pietà e rinnegandone la potenza, rinnegandone la parola solo per sostenere certi riti religiosi di qualche dogma che qualcuno ha iniettato dentro, cercando di mettersi la parola di Dio, non funzionerà. È una discrepanza. Se voi mi dite: ah, io sono nel messaggio dell'ora, io leggo, io posso, e tu pensi che solo questo ti basta, è anche un serio di discrepanza, perché questo messaggio ha un obiettivo preciso. Questo messaggio è venuto per fare qualcosa. Ora vi faccio capire qualcosa questa sera. Seguitemi un po'. Conoscete Noè, vero? Tutti voi conoscete il profeta Noè, che ha costruito l'arca, vero sorella Giovanna? Sapete, sorella disse, prima, ecco, prima del diluvio, prima del diluvio, dopo il diluvio, prima del diluvio, l'uomo non aspettava la pioggia. L'avete letto nella vostra Bibbia. La Bibbia dice che Dio faceva alzare il vapore da sotto la terra, da sotto terra, e annaffiava il suolo. E era un'irrigazione perfetta. Qua non pioveva. Giusto? Qua non pioveva. Qua l'uomo aveva un altro modo di vivere. Qua può darsi che c'erano delle chiese e che la gente andava in chiesa. Ma a un certo momento la gente è diventata malvagia e Dio ha deciso di distruggere gli uomini sulla terra. Ma quando Dio ha deciso di distruggere gli uomini sulla terra, Dio ha chiamato un uomo che si chiama Noè. E Noè, essendo il profeta di Dio, voi sapete
sapete che Dio non fa mai niente sulla terra se non lo rivela prima e se segue i profeti, vero? Noè è venuto con un messaggio strano. Dice che pioverà, pioverà. E lui ha detto, ma Noè, là sopra non c'è acqua. Ma Dio ha rivelato al suo profeta che c'è acqua là sopra. La scienza non può vedere l'acqua, ma il profeta lo vede. È chiaro? Il profeta, Dio rivela sempre il suo piano ai profeti. E quando l'ha rivelato al profeta Noè, Noè ha costruito un'arca e ha messo tutti quelli che sono credenti all'epoca dell'arca. Ok, arriva il tempo, Noè è entrato nell'arca. Noè dopo è uscito dell'arca. Ok, veniamo ora dopo il diluvio. Quando arriviamo a dopo il diluvio, Noè uscendo dell'arca non trova più la stessa condizione che c'era prima. È chiaro? Mi state seguendo? Quando Noè esce dell'arca, non trova più le stesse condizioni. Ora deve affrontare un'altra cosa. Prima del diluvio non mangiavano le bestie, ma dopo il diluvio hanno cominciato a mangiare le bestie. È chiaro? Le condizioni cambiano. Dio non può mandare un profeta sulla terra e voi rimanete sempre nelle vecchie cose. Le cose cambiano. È chiaro? Perché qui, Noè dopo qua, ora non aspettava più che la rugiada scende per lasciare il suolo, ma prima di seminare deve cominciare a studiare il nuovo mondo per vedere quando è che la pioggia deve venire, quando è che deve seminare. Ora c'è il freddo, prima il freddo non c'era, devono cominciare a coprirsi, le condizioni cambiano, fratello Franklin. Dio non può mandarci un profeta e noi rimaniamo nelle vecchie cose. Dobbiamo uscire dalle vecchie cose. Amen. Quando Gesù è venuto sulla terra, ditemi se Pietro ancora ha comprato un agnello. No! Non può essere che William Branham, Dio manda un grande profeta alla fine del XX secolo. William Branham dice la fine del XX secolo è la fine del tempo e quando viene un profeta, il profeta è sempre il ponte tra il nuovo mondo e il vecchio mondo. Perché Noè è stato il ponte tra il vecchio e il nuovo mondo. Non so se mi capite questa sera. Mi state seguendo? Perché Noè ha visto il vecchio e ha visto il nuovo. È stato il ponte tra i due. Ha visto là e qui. E William Branham ha predicato la breccia tra i sigilli. La breccia tra le epoche della Chiesa e i sigilli. Branham ti tira fuori dalle epoche e ti butta nei sigilli, perché il nostro regno ora è là nei sigilli che dobbiamo capire Dio. È chiaro per voi questa sera? Allora, vediamo qui che Noè. E voi mi direte, quando la gente passa, dice, ma ci sono dei bambini, ma come farà Dio? Quando Dio voleva distruggere a tempo di Noè, non c'erano dei bambini sulla terra all'epoca di Noè, c'erano dei bambini. Ma quando la pioggia è caduta, Dio ha distrutto tutto. Dio, quando vuole eseguire la sua parola, non guarda in faccia a nessuno. Quando voleva distruggere a tempo di Noè, al tempo del faraone, ha detto tutti i primogeniti moriranno, che sia nato oggi o due minuti prima morirà. Quando i bambini hanno visto il profeta Eliseo e risultavano, o vecchio calvo, Dio ha detto sono bambini. Oh no, no. Eliseo si è girato e ha detto che lupo le mani, che lupo le mani. È la colpa di chi? Dei. Perché se a tempo di Noè i genitori avevano creduto nel messaggio di Noè, entravano nell'arca, ma non hanno cercato la parola. E Noè è stato il ponte tra il nuovo e il vecchio, e tra il vecchio mondo e il nuovo mondo. È chiaro? E le condizioni sono cambiate. Perché prima qui
erano tutti vegetariani che mangiavano solo erba, perché prima non si mangiavano gli animali. Ma dopo il diluvio Dio ha cambiato l'alleanza, ha detto qua potete cominciare a mangiare le erbe. Le cose non possono essere la stessa cosa. Qualcosa deve cambiare quando un profeta viene sulla terra, fratelli. Come Dio manda un profeta e voi volete rimanere pentecostali a parlare lingua? William Branham disse: il mio messaggio è di tirarvi fuori dal movimento battesimo dello Spirito Santo per progettarvi direttamente nell'eterna terra del millennio. Il mio messaggio viene William Branham e noi vogliamo stare sempre nell'epoca della Chiesa. No! Ok, dopo ciò, da Noè, Dio ha cambiato. Ora prendete gli animali, fate dei sacrifici e poi io vi perdonerò i peccati. Hanno cominciato a uccidere gli animali, e poi è diventata un'abitudine. Perché ogni volta che uno becca, deve comprare un agnello, andare a fare il sacrificio. Domani, allora Dio ha detto, ora farò qualcosa che sempre. Darò un agnello per chiudere questa faccenda per sempre, affinché nessun uomo va a cambiare, va a comprare un agnello di nuovo. E per mettere quell'agnello sul campo ha dovuto mandare un profeta che si chiama Giovanni Battista. Giovanni Battista è stato il profeta, che è stato il ponte tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Lo credete? Amen. Mi seguite questa sera? Giovanni Battista è stato il ponte tra il Vecchio Testamento, perché la Bibbia dice che tutti i profeti hanno profetizzato fino a Giovanni Battista. Giovanni Battista è venuto nel Vecchio Testamento, ha detto, ora io vi tiro dal Vecchio Testamento per progettarvi nel Nuovo Testamento, ma nel Nuovo Testamento non sarà più l'agnello a quattro zampe, ma io vi mostro un altro agnello che ha due piedi. Dunque le cose cambiano ogni volta che Dio manda un profeta all'incrocio del tempo. Abbiamo avuto tre grandi incroci del tempo. Il primo incrocio è stato l'incrocio di Noè, perché l'abbiamo studiato qui, che ogni 2000 anni Dio fa qualcosa sulla terra. È chiaro? Il primo 2000 anni abbiamo avuto il primo incrocio Noè. Il secondo 2000 anni abbiamo avuto un altro incrocio Giovanni Battista, che è stato qui, che ci ha preso dal Vecchio Testamento e ci ha progettato nel cristianesimo. Perché Giovanni Battista si è tirato fuori dal giudaismo e ci ha progettato nel cristianesimo. È chiaro? Perché è venuto Cristo, l'agnello di Dio, dove la gente non deve più comprare gli agnelli. Pietro non comprava più agnelli. E chi ha avuto la rivelazione di Cristo non comprava più agnelli. Ora siamo stati nel cristianesimo da questo momento fino a adesso 2000 anni. E tutti noi siamo consapevoli. Lo credete che abbiamo la terra già fatto più di 6000 anni, vero? Lo credete che da Noè, da Adamo a Noè abbiamo fatto 2000 anni, da Noè a Gesù sono altri 2000 anni, vero? Lo credete fino lì? Da Noè, da Cristo a noi sono già passati più di 2000 anni. Lo credete? E dopo quei 2000 anni qualcosa deve cambiare sulla terra. Il problema che noi non riusciamo, perché qui c'è qualcuno dice, ma come faccio a sapere? Qua abbiamo avuto il problema dei calendari. Il problema dei calendari è un grosso problema. Lo voglio leggere qualcosa nel libro di Daniele. Perché il problema dei calendari ha fatto sì che molte persone non hanno più capito il tempo. Ma Daniele ci aveva avvisato che il re, un re vera,
e cambierai i tempi e le stagioni. Perché al tempo di Noè la gente aveva solo 30 giorni per calendario. E il primo mese dell'anno hanno messo gennaio, ma secondo il calendario di Dio non è gennaio. Un giorno parleremo del calendario e studieremo il calendario, perché il libro di Noè dice che Noè è uscito dall'arca il 17 di maggio. Lo sapete? Noè è entrato nell'arca, il giorno in cui è uscito è il 17 maggio. Allora Noè aveva un tempo corretto, Giorno aveva un tempo corretto, ma più andiamo avanti, l'altro giorno sentivo un documentario e hanno detto che c'era un imperatore di Roma che ha fatto qualcosa, che ha detto che doveva cambiare i tempi, perché in Libia abbiamo avuto 29 giorni, 31 giorni, perché era un imperatore di Roma. Leggiamo qualcosa nel libro di Daniele 7. Queste sono le zizzanie che sono state seminate durante l'epoca, ma ci vuole un profeta che viene per raddrizzare la cosa per i figli di Dio. E quando il profeta lo raddrizza, noi lo vediamo chiaro. Potete dire a me? Quando il profeta viene, ha detto: ora io vi dirò. William Branham dice: siamo in avanti, il calendario che abbiamo, che abbiamo è sbagliato. Voi non potete fare i vostri conti con il calendario che usiamo per andare a lavorare. No, per capire Dio dovete andare a prendere il vecchio calendario. Hanno messo gennaio, febbraio, tutte queste qua sono gli imbrogli di sangue. Un giorno studieremo il vero calendario di Dio e vedremo nella Bibbia qual è il primo mese. Se voi leggete la Bibbia, il primo mese per Israele lo sappiamo, il secondo mese lo sappiamo, tutto è nella Bibbia, e secondo lo zodiaco tutto è scritto nella Bibbia. Vediamo un po' chi ha cambiato i tempi nel libro di Daniele, capitolo 7. Ok, leggiamo dal versetto 23. Ed egli mi parlò così: la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra, che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Voi sapete che abbiamo avuto quattro regni, vero? L'abbiamo studiato qua, secondo il sogno del re Nebuchadnezzar. Tenete la Bibbia aperta. Se secondo il sogno del re Nebuchadnezzar è quello che Daniele sta vedendo qua, se leggete tutti Apocalisse capitolo 7, voi vedete che c'erano quattro bestie, ma la quarta bestia è una bestia straordinaria e che faceva paura. E quella bestia è la quarta bestia, è l'impero romano. E sappiamo che l'impero romano ha avuto una ferita secondo Apocalisse 13, e quella ferita fu sanata tramite la Roma pagana, è diventata la Roma papale. È sempre la Roma pagana che va a Roma pagana, perché oggi come chiamano i papi? Il pontifo, come lo il titolo qual è?
Il pontefice. Il pontefice è il titolo che portava il sacrificatore, il prete pagano romano. Il pontefice è un titolo che portava il prete che adorava il sole a Roma. È il titolo che ha preso il Papa. È il titolo degli imperatori romani. Ok, la quarta bestia, versetto 23. Egli mi parla così: la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra, che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra. Se vedete, l'impero babilonese di Nebuchadnezzar non è arrivato fino a tutta la terra. Se vedete, l'impero dei Medi, dei Medi persiani, non è arrivato a tutta la terra. L'impero di Alessandro Grande non è arrivato fino in India, ma l'impero tramite la Chiesa Cattolica Romana, William Branham dice, il ferro di Roma è in ogni nazione, tramite la Chiesa Cattolica Romana. Amen. È chiaro? La Chiesa Cattolica è entrata dappertutto, fino sotto le acque, dappertutto. È entrato il ferro della Chiesa Cattolica Romana. E la Bibbia dice, è il quarto regno sulla terra sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra. William Branham dice ovunque non c'è nessun paese cattolico che ha l'autosufficienza alimentare. William Branham dice sono andato in Messico, ho visto un vecchio che è andato a comprare una candela a bruciare su un altare d'oro. Non hanno da mangiare, ma vanno a comprare la candela. La Chiesa Cattolica è la religione più larga che esiste. È un'organizzazione basata sui soldi, è l'inferno. E quell'inferno l'ha propagato dappertutto sulla terra. E disse, divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Voi vedete tutte le guerre che sono sulla terra oggi? Tutte le guerre, voi direte, ma è l'America? L'America è il braccio armato di Vaticano. Lo sapete che è il più grande azionario degli armi sulla terra è Vaticano, perché i soldi ce li mettono dentro loro. Le 10 corna, versetto 24. Sono 10 re che sorgeranno da questo re. Dopo di loro ne sorgerà un altro, che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. E gli proferirà parole contro l'Altissimo. Perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli. E penserà di mutare i tempi e la legge. Quando verrà, egli vorrà mutare i tempi. È la legge, lui vorrà cambiare ogni cosa e l'hanno cambiato. Ci hanno detto che dobbiamo festeggiare Natale. Sappiamo bene che Gesù non è nato il 25 dicembre, ma l'hanno messo là. È falso, dunque è una zizzania. È una zizzania. Queste sono le discrepanze che sono state seminate durante le epoche. Tutte le epoche si è stato detto, oh Gesù è nato a Betlemme, dunque tutti noi dobbiamo andare a Betlemme. Viene William Branham che dice Betlemme oggi non è più là, ma Betlemme è un profeta. E poi Betlemme comincia a camminare, cammina e diventa te e diventa me. È chiaro? Mi potete credere questa sera? Betlemme, sorella Yolanda, sei te. Sei la fonte di vita, dove l'acqua sgorga in te, dove tu sei il pane di vita, tu sei l'acqua di vita. Gesù dice che beve l'acqua che sono io, non avrà mai più sete. Non stiamo parlando del sete naturale, ma stiamo parlando della sete della tua anima. Perché tutte le persone che venivano nella presenza di Salomone avevano risposte a tutte le loro domande. La regina di Saba, quando è venuta nella presenza di Salomone,
quando ne è uscita ha detto, oh, tutte le domande che avevo hanno trovato risposta. E dopo il passaggio di Miriam a Lombrana, come fai ad avere ancora delle domande? Ogni cosa è chiara. Dunque, tutto, vedete, ogni 2000 anni, Dio fa qualcosa sulla terra. E abbiamo già passato più di 6000 anni. William Branham dice, il mio ministero non è di prendervi della Pentecoste o del parlare lingua per portarvi di nuovo nel parlare lingua. William Branham dice, il parlare lingua è un segno di morte, è la morte. No, se lo posso trovare ve lo leggo, mi sembra che l'avevo già letto. William Branham dice, il parlare lingua è il segno che Dio ha finito. L'ho trovato, lo leggiamo, pagina 120. Le lingue non sono l'evidenza del risveglio, esso sono l'evidenza della morte. Perché se voi tornate nel libro di Daniele, il re Belshazzar faceva la festa quando il dito ha scritto in lingua sul muro la notte. È nella notte che il dito ha scritto sul muro, non è di giorno ma di notte. E nella notte di Laodicea hanno parlato in lingua. Amen. E quando hanno parlato in lingua, quando ha scritto sul muro al tempo di Daniele, mi seguite questa sera? Amen. Quando hanno parlato in lingua, tutti loro hanno cominciato a avere paura, hanno cominciato a tremare. Come parlano in lingua? Il re, i suoi piedi battevano così. Non c'è un profeta del paese. Il profeta ci spiegherà se è un risveglio o se è un dimonio. E hanno chiamato Daniele. Che cosa Daniele ha detto? Leggete la vostra Bibbia. Daniele dice, il tuo regno sarà distrutto oggi. Amen. E il regno di Babilonia, la confusione è finita, fratello. Se tu non riesci per seguire il cammino con William Arambrano, tu rimani nel buio di Laodicea. William Arambrano disse, le lingue essendo solo le lingue non sono l'evidenza del risveglio, esse sono l'evidenza della morte. Le lingue proclamarono l'evidenza che la religione cerimoniale dei giudei era finita. Quando Gesù aveva parlato in lingua sulla croce, sapete che Gesù aveva parlato in lingua? E lì la massa basta lì. Quando Gesù ha parlato in lingua quel giorno, la religione dei giudei era finita. È finito! La benedizione è passata di Israele alle nazioni. E quando Dio ha iniziato il percorso con le nazioni, quando arriviamo in America, a Susan Street, 1906, hanno parlato di due lingua, che cosa è successo là, William Branham? È segno di un risveglio? William Branham dice no, ascoltate. Amen, amen. Perché è il profeta che deve dare l'interpretazione. Oh, il risveglio pentecostale, William Branham dice, hanno parlato di lingua, è il segno della morte. Le lingue proclamarono l'evidenza che la religione cerimoniale dei giudei era finita e che una nuova epoca era cominciata. Quando hanno parlato in lingua, Dio ha chiuso con il giudaismo. Gli ebrei pensavano che Dio era ancora con loro, ma Dio non era più con loro. Dio non era più nei campi, perché quando è arrivato l'imperatore Tito, ha distrutto tutto. Andavano lì a pregare, ma Dio non è più lì perché Dio se n'è andato. Ma loro pensavano che Dio era lì, ma Dio se n'è andato. Fratello, tu puoi avere, Dio funziona secondo la tua parola, ma non secondo i tuoi pensieri. Tu puoi avere le tue bei desideri, i tuoi bei pensieri, ma Dio funziona secondo la sua parola. Il parlare lingua, che cosa è stato 1906? William Marion Branham,
William Branham dice: oggi le lingue stanno calando il sipario sull'epoca della Chiesa gentile e il Vangelo sta per ritornare ai giudei. La gente parla riguardo alle lingue, hanno già un grande movimento spirituale, invece essi hanno perso la barca. La verità invece è che si sta scrivendo la fine di ogni idea umana. Quando hanno parlato in lingua Susa Street nel 1906, qui stiamo parlando della storia, quando nel 1906 dei fratelli si sono messi a parlare in lingua, hanno cominciato a saltare, William Branham dice è la fine di ogni idea umana. Vuole dire che Dio non accetterà più niente di umano. Tutto quello che tu porterai come le tue idee umane non funzioneranno più, perché oggi è il sole della giustizia che regna, che governa. Disse: la verità invece è che si sta scrivendo la fine di ogni idea umana, programmi e regni. Tutti i regni sono finiti. William Branham dice: oggi non c'è dittatura che tenga e non c'è nessuno sulla terra. Il popolo non vuole obbedire né ai dittatori né ai democratici. Tutti i regni sono falliti. Fatemi vedere che cosa funziona. I carabinieri sono diventati ladri, sono loro che vanno a rubare. Non è così? I presidenti sono i più grandi ladri. Più niente funziona. Tutto il regno, perché Cristo è sulla terra. E quando Cristo scende, la gente pensa che quando Gesù verrà sulla terra, andrà a dire a Obama: dammi la tua sedia. La sedia di Obama non interessa, quello che interessa a Gesù è il tuo cuore. Perché sa che se lui può trovare il posto in Brenda, e che Brenda apre la bocca e parla, tanti regni cadranno. E i regni sono delle persone. Sono delle persone. Disse: la verità invece è che si sta scrivendo la fine di ogni idea umana, programmi e regni, e che il regno di Dio sta per iniziare. Svegliati, o popolo di Dio, svegliati, svegliatevi, perché se voi pensate che è 1906 hanno parlato in lingua e la gente ha cominciato, è un risveglio. William Branham dice: no, è la fine dell'epoca dei gentili e il Vangelo ritorna agli ebrei ed è finito. Ma tutta la tua idea contrario a questo è seme di discrepanza, è la zizzania. È chiaro? Ok, questa sera voglio aggiungere qualcosa. Non ce l'ho posto qui, ma lo dirò, l'ha detto nel trono, l'ho posto. Qua abbiamo le sette epoche della Chiesa. Voi sapete che nell'Antico Testamento, prendete con me, è Levitico capitolo 16. Levitico 16. Versetto 14. Levitico 16, versetto 14. Leggiamo dal versetto 13. Leggiamo dal versetto 11, scusatemi. Aaron offrirà dunque il tonnello del sacrificio per il peccato per sé e farà l'espiazione per sé e per la propria casa. E scagnerà il tonnello del sacrificio per il peccato per sé. Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti dall'altare e davanti all'Eterno e avrà le sue mani piene di incenso.
profumato in polvere e porterò ogni cosa di là dal velo. Metterò l'incenso sul fuoco davanti all'Eterno, perché la nuvola dell'incenso copre il propiziatorio che è sulla testimonianza. Così egli non morirà. Versetto 14. Poi prenderà del torero e lo spruzzerà col suo dito sul propiziatorio, verso est. Spruzzerà pure un po' di sangue con il suo dito davanti al propiziatorio 7 volte. Ecco qui. William Branham dice che Aaron, e la Bibbia dice che Aaron deve prendere il sangue e spruzzarlo 7 volte verso l'Oriente. È quello che abbiamo letto, bene? Allora sappiamo che quello che Aaron stava facendo è l'ombra della realtà che verrà più tardi. È chiaro? Mi stai ascoltando oggi. Aaron deve prendere il sangue dell'agnello che è uscito e spruzzarlo 7 volte verso l'est, verso l'oriente. E sappiamo che l'agnello del quale Aaron prendeva il sangue per spruzzare 7 volte era l'ombra del vero agnello di Dio. È chiaro? Sorella Giovanna, è chiaro? Il vero agnello di Dio, sorella Lisa, è Gesù. Ma l'ombra di quell'agnello Aaron l'aveva lì. Ogni anno Aaron uccideva un agnello e doveva prendere il sangue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dunque, quello che Aaron faceva là all'ombra, dobbiamo avere la realtà. Perché se abbiamo l'ombra, dobbiamo avere il positivo. Il negativo c'è, dobbiamo avere il positivo. Allora, se Aaron faceva così nell'Antico Testamento, e sappiamo che il vero agnello di Dio è Gesù Cristo, quando l'agnello di Dio morirà, il sangue deve essere spruzzato 7 volte. È chiaro? Non è ancora chiaro per voi? Il sangue deve essere spruzzato 7 volte. E William Branham prende questa qua di Levitico 16 e dice che è per questo che il sangue di Gesù deve coprire le 7 epoche della Chiesa. E il sangue di Gesù ha prodotto le 7 epoche della Chiesa per adempiere quello che Aaron faceva nell'Antico Testamento. Era l'ombra delle 7 epoche della Chiesa. È un po' chiaro? Amen. È chiaro? Il sangue copre le 7 epoche della Chiesa. Dopo le 7 epoche della Chiesa, il sangue non c'è più. Perché William Branham dice che l'alleanza del sangue non è eterna. Non è che Gesù sarà lì per sempre per dire sono lì aspettando che questo. No. Un giorno lui deve alzarsi dal trono e prendere le persone per chi egli è rimasto sul trono. Lui ha pagato il prezzo, è rimasto lì sul trono del padre per quasi 2000 anni per intercedere. Ma quando lui finisce di intercedere, ha fatto l'intercessione per qualcuno. Se lui ha fatto l'intercessione per te, egli verrà a prenderti. Non è così, sorella Lisa. Lui si alza dal trono e viene a prendere le persone e qui ha fatto l'opera. E lì, ed è lì, è qui. E lì è sceso. E lì sta raccogliendo il suo popolo, il suo grande, e mettere la zizzania nel rapporto del Consiglio Mondiale delle Chiese. E sono già morti. Aspetta solo che Putin manda la bomba per spassare via tutti. Perché abbiamo parlato che ci sono due fuochi, uno spirituale e uno fuoco letterale che brucia. È chiaro? Dunque la zizzania, ci sono tante zizzanie che sono state seminate. Ma alla fine, tutte le zizzanie sono raccolte nel Consiglio Mondiale delle Chiese. E tu sei qui? La più grande di tutte le dottrine, e domenica cercherò di predicare sopra per concludere, sono i tre spiriti di Rana. Cercheremo di vedere che cosa sono quei tre spiriti.
E quando prenderemo questi spiriti, vedremo se quello spirito funziona ancora, funziona qui in mezzo a noi. Perché se funziona qui in mezzo a noi, vuol dire che c'è il marchio della bestia. È chiaro? Amen. Perché c'è qualcosa che le accomuna tutti. E quello spirito, perché quando parliamo, ho sempre detto che quando parliamo della Chiesa Cattolica, della Chiesa Battista, sono dei spiriti. E tu puoi avere quello spirito, posso avere anche io questo spirito. Ma dobbiamo esaminare la luce della mano per vedere se siamo fuori o siamo dentro. Perché tu puoi essere qui, essere macchiato. Eh? Perché quando la gente pensa che avere gli opuscoli risolve il problema, no. Anche il Papa, sapete che ci ha detto, il Papa legge i nostri opuscoli per capirci che cosa facciamo, ma non ci capirà mai, perché è un linguaggio che solo noi capiamo. Amen. Lui non lo capiva. Abigail non ha mai capito il linguaggio di Dio e non lo capirà mai. E William Branham dice, possa Dio prendere le mie parole. William Branham dice, spero che Dio vi rivela quello che lui vuole dirvi senza dirlo chiaramente. Eh? Dunque, alla fine delle epoche, alla fine del mondo, Dio raccoglie tutte le zizzanie che sono state seminate. I luterani, i pentecostali, i giudaismi, tutte queste chiese qua, le lega delle leggi del consiglio della Chiesa, i musulmani, i metodisti, tutti li ha messi là, tutti vanno là dentro, tutti sono inclusi là dentro e sono già morti, non hanno più la vita e sono là dentro. Ma tutti punti il dito per dire che sono loro, come uno spirito. William Branham dice, tu non puoi giudicare qualcuno perché lui è cattolico, perché lui è battista, ma lo devi giudicare tramite lo spirito che lui ha. Che tipo di spirito ti guida a te? Sei qui, sei romano cattolico, perché è uno spirito malvagio, è uno spirito tremendo, è uno spirito che lavora molto. Ed è un vento che va avanti. Per concludere questa sera, voglio leggere qualcosa qui nell'epoca di Diagilia. Oh, dunque, guardate a questo, a ciò che abbiamo cercato di mostrarvi. Questo seme di morte che iniziò nella prima epoca, questo seme di organizzazione è finalmente cresciuto, pagina 222, fin nelle sette epoche, fino a divenire l'albero nel quale si annida ogni sorta di uccello e puro. Quello spirito è cresciuto ed è diventato un albero. E su quell'albero troviamo tutti gli uccelli. Sappiamo che l'albero dell'organizzazione è iniziato a Nicea nell'anno 325. Ma se spingiamo un po' più dietro e torniamo nella Genesi, vedremo che il papà di tutte le organizzazioni, la persona che ha cominciato a organizzare tutti per dominare, si chiama Nimrod. Nimrod. È lui che ha cominciato a fare cosa? Tutti! Obbligatorio! Dobbiamo stare nel... Ma come due persone possono stare insieme se non sono d'accordo? Se siamo qui, dobbiamo avere il medesimo spirito, non è così? Dobbiamo avere la stessa fede, dobbiamo essere d'accordo che la rivelazione va avanti. Magari tu non lo vedi, ma tu dici, Signore, aggiunti alla mia relazione. Perché William Branham dice, tu devi avere sempre virgola pronta. Perché domani posso venire qua. Amen.
Amen, amen. Come l'abbiamo capito dell'uomo di Caleb. E quando parliamo del figlio di Dio, non stiamo parlando del figlio di Maria. Amen. No. Non stiamo parlando del figlio di Maria. Perché se è questo, abbiamo fallito la missione. Amen. Ma quando parliamo del figlio di Dio, stiamo parlando dell'uomo che è uscito dal Padre. E quel luogo è qui in questa sera, seduto in te, e in me, Dio parlando ai dei, amen. E Dio che benedica. Amen. 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 Amen.